Buonasera e benvenuti a questa seconda edizione del telegiornale di Toscana TV. Esattamente 14 anni fa, era il 29 giugno del 2009, alle 23:49, la notte di Viareggio fu squassata da un'enorme esplosione e da una palla di fuoco che portò con sé la vita di 32 persone, fece centinaia di feriti, fece danni ingenti. Fu l'esplosione provocata dal treno che deragliò appunto all'interno della stazione di Viareggio. A 14 anni di distanza, i familiari chiedono ancora giustizia. Sono un macchinista del treno a Viareggio, abbiamo deragliato, noi siamo scappati, ma è scoppiato tutto, portavamo gas liquefatto infiammabile. È un lunedì, il 29 giugno del 2009. Alle 23:48 un treno merci in transito dalla stazione di Viareggio esce dai binari. È lungo 14 carri, carichi di GPL. Quando il primo svia la sua corsa, trascina con sé altri 4 vagoni. La cisterna colpisce violentemente un'infrastruttura ferroviaria, aprendo uno squarcio che provoca la fuoriuscita di GPL. Una scintilla e scoppia l'inferno. L'esplosione investe l'intera zona circostante, fatta di case, persone ormai a letto, passanti. In pochi istanti perdono la vita 11 persone investite dalle fiamme o dal crollo degli edifici di via Ponchielli e delle altre strade che si trovano a ridosso della stazione. Altre 2 persone muoiono per un infarto. Centinaia rimangono ferite, molte moriranno nelle settimane successive. Altre portano ancora sulla pelle ustionata il ricordo di quei momenti. Miracolosamente illesi i 2 macchinisti che, dopo aver frenato il convoglio, riescono a mettersi in salvo dietro a un muro. Impossibile per tutti gli altri. Troppo improvvisa la tragedia, troppo veloce. 32 morti, tra cui 3 bambini e centinaia di feriti, è il costo umano della strage ferroviaria più grave mai avvenuta in Toscana, che non ha ancora una verità giudiziaria definitiva. E ci colleghiamo ora in diretta con Rachele Campi, che è per noi a Viareggio, proprio davanti alla stazione di Viareggio, da dove a momenti partirà la marcia dei cittadini. Ecco Rachele, vedo dietro di te già un po' di movimento. Sì, esatto Claudio, Viareggio non dimentica, noi ci troviamo in Piazza Dante, dietro alle mie spalle ci sono le tante persone che sono venute qui per il corteo che partirà appunto dalla zona della stazione, attraverserà una parte della città, questo intero quartiere che il 29 appunto giugno del 2009 ha sostanzialmente preso fuoco, si è trasformato in un vero e proprio inferno. Le persone partiranno da qua e arriveranno fino a via Ponchielli, dove ci saranno intorno alle 23:40 i rintocchi della campanella che ricorderanno le 32 vittime, le 32 persone che purtroppo per quell'esplosione hanno perso la vita. È una giornata lunga per l'associazione Del Mondo Che Vorrei, l'associazione che è stata costituita dai familiari delle vittime di quella notte, una giornata che è iniziata sostanzialmente davanti al Tribunale di Firenze. Perché? Perché l'associazione chiede ancora giustizia. Ricordiamo che comunque ci sarà un secondo processo in Cassazione per l'imputato principale, che è Mauro Moretti, che è l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, che attualmente è condannato a 5 anni, e poi appunto si vedrà se la condanna verrà confermata. Tutto è pronto per questa sera. Oggi pomeriggio intorno alle 16 si è svolto un convegno all'interno del cinema qui sempre a Viareggio, dove si è parlato sostanzialmente di tutte quelle tappe processuali, anche perché appunto lo ricordavi tu, sono trascorsi 14 anni e di processi, di udienze ce ne sono state veramente tante, quindi insomma anche tante indagini. Noi questo pomeriggio abbiamo parlato con Daniela Rombi, che è la madre di Emanuela, una ragazza che purtroppo è una delle vittime della strage di Viareggio, e questa mattina abbiamo anche raccolto delle voci fuori dal Tribunale di Firenze, proprio perché appunto, come ti dicevo, l'associazione chiede ancora giustizia. Chiedo alla regia di mandare i contributi e ti restituisco la linea. Sono passati tanti anni, ma il dolore è sempre vivo, resta immutato. Assolutamente, anzi se possibile si acuisce, perché in questi 14 anni sono successe talmente tante cose brutte che
al dolore si aggiunge sempre un po' di rabbia, perlomeno per quanto mi riguarda, quindi è sempre più forte e non è vero che col tempo le cose passano, anzi si rendono più nitide e più pesanti, assolutamente. Manuela era una ragazza di 21 anni, quindi una ragazza che era appena uscita dal periodo adolescenziale, quindi ai no e ai contrasti era già subentrato, diciamo, un ragionamento alla pari, no? Potevamo parlare e discutere alla pari. Era una ragazza che aveva dei progetti di vita, dei progetti di studio. Era una ragazza che amava la vita, che dopo tanti anni che non andava al mare, cominciò proprio quell'anno, proprio quel giugno, a ritornare al mare con i genitori. E quindi era tutta una speranza e una vita che doveva crescere, doveva ancora diventare grande. A perdere un figlio è un vuoto incolmabile sempre, e neanche se passeranno 20 anni, ma per sempre sarà così, perché comunque ti manca quella tua creatura, è una tua creatura che non c'è più. Potevo avere anche 10 figli, ma quella non c'è più. Per la giustizia, per la sicurezza è lo slogan che ha aperto il presidio allestito con striscioni e manifesti davanti al Palazzo di Giustizia di Firenze in occasione del 14° anniversario della strage di Viareggio del 29 giugno 2009, nella quale persero la vita 32 persone. È stato uno degli appuntamenti in questo anniversario e ha voluto ribadire la beffa che rischia di arrivare dalla vicenda giudiziaria. Non a caso i familiari sono venuti a Firenze, dove si è consumato il ritardo con cui gli atti del processo di appello bis sono stati inviati in Cassazione a maggio, 5 mesi dopo il termine per il deposito dei ricorsi. Abbiamo scoperto tramite i nostri avvocati che il fascicolo a maggio praticamente era sempre presso questa corte, e quando già da gennaio poteva tranquillamente partire. Su nostra sollecitazione, praticamente dopo una settimana è giunta la Cassazione di Roma. Questo però ha comportato che la fissazione dell'udienza di Cassazione è stata poi posticipata o quantomeno fissata al 28 novembre. Poi è chiaro, siamo qui per chiedere il perché, ma nessuno ci ha dato una risposta, salvo dire che non c'era personale, ma mi sembra chiaramente una scusa. Il prossimo 28 novembre si celebrerà il secondo processo in Corte di Cassazione, ma nel caso di conferma della condanna il principale imputato, Mauro Moretti, che al tempo della strage era ai vertici di Ferrovie, non andrà in carcere. Compirà infatti 70 anni praticamente un mese prima. Si farà un anno di arresti domiciliari più 4 anni di servizi sociali se verrà confermata chiaramente la condanna in Cassazione. Ecco, naturalmente noi seguiremo la marcia che era appena partita, l'avete visto nelle nostre immagini e nei telegiornali di domani, daremo conto di quello che è avvenuto stanotte. Chiudiamo ora questa pagina, apriamo un'altra, è quella della scomparsa della piccola Cata, la bambina peruviana di 5 anni che ancora non si trova. Oggi gli investigatori sono tornati nuovamente nella zona da dove è sparita, quella dell'ex hotel Astor, sono stati fatti nuovi sopralluoghi, nuove perquisizioni. Sabato prossimo saranno 3 settimane da quel pomeriggio del 10 di giugno quando Cata, la bambina peruviana di 5 anni, è scomparsa nel nulla dall'ex hotel Astor nel quartiere di Novoli San Jacopino a Firenze. Nelle ultime ore gli inquirenti hanno dato il via a nuove perquisizioni in tutta l'area. In particolare, i carabinieri si sono concentrati sul garage di un condominio di via Monteverdi che confina con l'ex hotel Astor. Controllati poi i locali di una ditta adiacente al cortile della struttura. Obiettivo? Quello di cercare di ricostruire le possibili vie di fuga attraverso cui Cata potrebbe essere stata fatta uscire dall'albergo occupato. Gli investigatori stanno inoltre continuando ad ascoltare, come persone informate sui fatti, gli ex occupanti della struttura. Attenzione poi sui video delle telecamere dislocate nel quartiere di San Jacopino. Mercoledì, infine, sono stati perfezionati i test del DNA su coloro che vivevano nell'albergo e sui reperti sequestrati nelle stanze all'indomani dello sgombero. I risultati potranno così servire per future comparazioni. Intanto sempre
relativamente a questa vicenda, nel pomeriggio di oggi i genitori della bambina sono stati nuovamente sentiti a lungo dagli inquirenti. E la Procura di Firenze ha sequestrato 126.000 euro all'ex sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino Pereira, sotto inchiesta per aver utilizzato i soldi della fondazione per spese personali. 126.483 euro e qualche spicciolo, a tanto ammonta la somma sequestrata dalla Guardia di Finanza a Alexander Pereira, ex sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dopo le dimissioni presentate lo scorso febbraio, ufficialmente per motivi personali. Ma già il suo nome era iscritto sul registro delle notizie di reato della Procura di Firenze, che stava indagando sulle spese da lui sostenute. Secondo la Procura, Pereira si sarebbe appropriato di soldi della fondazione attraverso il rimborso di spese personali e attraverso l'uso della carta di credito per pagamenti estranei alla sua funzione. Gli investigatori in particolare contestano l'utilizzo di fondi della fondazione per spese di trasloco, per nottamenti in hotel, voli aerei o in elicottero, tutte spese non rimborsabili per contratto. All'ex sovrintendente anche altre contestazioni: aver ottenuto il pagamento diretto da parte di due fondazioni estere dell'affitto della sua casa a San Casciano Val di Pesa, canone elargito, si spiega, anche per la sponsorizzazione del Maggio Musicale. In un primo momento il giudice delle indagini preliminari aveva rigettato la richiesta del sequestro preventivo depositata dalla Procura. Procura che non si è arresa e ha presentato appello, trovando l'accoglimento del Tribunale, sulla scorta del quale è entrata in azione la Guardia di Finanza. Andiamo ora a Prato, dove il Comune, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate hanno siglato un accordo per unire le forze nel contrasto all'evasione fiscale. La ristrutturazione di una villa di tre piani con piscina, nonostante il proprietario dichiari poco o niente. Residenti all'estero che invece vivono stabilmente in città, partite IVA fittizie utili per eludere il fisco, bolidi presi a noleggio da nullatenenti. Sono tante variegate le tipologie di furbizie fiscali accertate grazie alle segnalazioni qualificate del nucleo antievasione del Comune di Prato agli organi statali. Nell'ultimo triennio sono state 151 e hanno permesso di incassare quasi 4 milioni e mezzo di euro di tributi erariali. Un'azione di forte collaborazione tra enti partita nel 2011 che oggi viene rilanciata con il protocollo d'intesa tra Comune, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, che sancisce l'impegno reciproco allo scambio di dati e di notizie utili sul contesto socio-economico locale per favorire il recupero dei tributi. Ad esempio le segnalazioni nell'ambito di interventi sulle proprietà edilizie e sul patrimonio immobiliare. Un proficuo percorso può essere attivato ad esempio in occasione delle richieste di iscrizione nei registri dell'anagrafe comunale. Un'attività, quella del nucleo antievasione, che da quest'anno vedrà dimezzare l'incentivo per il Comune. Si passa dal 100 al 50% delle maggiori imposte incassate dallo Stato grazie alle segnalazioni qualificate che arrivano dal territorio. L'altra metà resta allo Stato. Con il protocollo di oggi facciamo una sorta di upgrade, di salto di qualità, una collaborazione sempre più stretta con l'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, in modo che le nostre segnalazioni, quelle qualificate, siano prese in carico e lavorate per stanare i furbetti, per stanare purtroppo uno dei grandi problemi del nostro paese. Gli evasori sono sia italiani che stranieri. Tra le casistiche più ricorrenti c'è quella delle partite IVA non collegate a un'effettiva attività. Proprio quest'anno con la Guardia di Finanza abbiamo concretizzato un'operazione che è iniziata qualche tempo prima e che ha portato alla chiusura di numerosissime partite IVA. Fabrizio Tesi è stato confermato alla guida di Coldiretti di Pistoia. Fabrizio Tesi è stato confermato all'unanimità presidente di Coldiretti Pistoia. Tesi, legale rappresentante della Giorgio Tesi Group, leader europeo del vivaismo ornamentale, ha ricoperto la carica di presidente di Coldiretti dal 2017 e avrà altri 5 anni di mandato, sostenuto da un consiglio direttivo rinnovato per il 50% dei componenti, un terzo dei quali sono donne. Un impegno sentito, una responsabilità importante per un'associazione che è la più rappresentativa del territorio in un momento non facile. La Pistoia la fa per la maggiore il vivaismo, con
momenti altalenanti e che non danno garanzie totali per il futuro. C'è una grande attenzione verso il verde, ma le problematiche sono tante dietro l'angolo, problematiche legate alla siccità, alle bombe d'acqua, legate al mercato che cambia, legate a una situazione economica che viene da un 2022 con prezzi andati alle stelle per tutte le materie prime, per l'energia. È comunque una leadership che dobbiamo assolutamente mantenere, ma non sarà così scontata. E torniamo ora a Firenze, perché dal 1 luglio, quindi da sabato, la Porta Sanfrediano sarà accessibile al pubblico. C'è un nuovo scorcio di Firenze che potrà essere ammirato dal 1 luglio. È la vista dalla cima della Porta Sanfrediano nel quartiere dell'Oltrarno, che sarà aperta al pubblico e potrà essere raggiunta grazie a un nuovo camminamento realizzato con fondi regionali. Questo intervento lo abbiamo finanziato grazie a un'anticipazione del Fondo Sviluppo e Coesione da parte del governo di allora, ricorda Eugenio Gianni parlando di un paio di anni fa. Per la Toscana, dice, erano disponibili circa 50 milioni di euro e di conseguenza si trattava di selezionare le opere. Fra queste scegliemmo di finanziare questo sistema di salita e di visita alla Porta Sanfrediano. Già nel 2016 era stato realizzato un intervento di restauro completato nel 2019, che però non consentiva un accesso diretto al piano stradale. Siamo molto contenti perché praticamente in questi anni abbiamo concluso tutti gli interventi di restauro e recupero di tutte le torri, le porte, le mura di Firenze, le mura rinascimentali. Stiamo portando avanti anche i lavori della Torre di San Niccolò e presto anche con il Presidente Gianni andremo a fare un sopralluogo in quella zona dove speriamo di poter recuperare anche il tunnel di attraversamento dell'Arno tra una sponda e l'altra. Io sono molto contento e orgoglioso perché devo dire che ho sempre ritenuto che le porte di Firenze fossero un grande valore e quando ero presidente della Firenze Parcheggi volli la prima porta con restyling, che fu la Porta Romana, era il 21 dicembre del 1997. L'accesso alla Porta Sanfrediano, un collegamento verticale e orizzontale realizzato tramite una scala metallica e un camminamento di ronda sulle mura, sarà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. Non ci sono altre notizie e il nostro telegiornale finisce qui. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata e vi ricordo quelli che sono gli appuntamenti di stasera su Toscana TV. Alle 21 Casa Viola, condotto da Greta Beccaglia, e alle 21.30 il film Amarsi con Meg Ryan e Andy Garcia.